Buon pomeriggio a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario detto del Darion e su questo canale parliamo principalmente di calcio, con un occhio di riguardo però verso il Napoli. Buona domenica a tutti quanti. Oggi è domenica, è il giorno del riposo, è il giorno dove si piange perché domani inizia una nuova settimana. Oggi però ci facciamo un po' un video recap sui nazionali, perché tra ieri, anche l'altro ieri in realtà, ci sono stati dei giocatori del Napoli che hanno giocato. In particolare abbiamo 5 calciatori del Napoli che hanno giocato con le rispettive nazionali. C'è chi ha brillato, c'è chi ha fatto benino, c'è chi ha fatto male, però nel complesso andiamo un po' a commentarli insieme. Prima però una comunicazione di servizio, perché ieri pomeriggio io ho caricato un post riguardante Lukaku. Ieri era circolata questa notizia dove Lukaku era praticamente in procinto di tornare a Napoli, aveva lasciato anzitempo la nazionale perché si diceva che c'era questo patto tra il CT e Lukaku per giocare una sola partita. Questa ipotesi del patto è stata praticamente smentita dallo stesso CT, che ha detto che Lukaku lascia la nazionale per un infortunio. Però l'infortunio non dovrebbe essere niente di grave perché ha parlato di un'infiammazione al ginocchio. Dice il CT ha dovuto fare un'infiltrazione e non era a disposizione. Per 3-4 giorni dovrà star fermo e non potrà nemmeno allenarsi. Quindi occhio ragazzi, in vista di Napoli-Roma ha parlato di 3-4 giorni, quindi Lukaku dovrebbe tornare ad allenarsi giovedì, quindi a 3 giorni da Napoli-Roma. Ora, non è un infortunio pesante, non è un infortunio grave, è una sciocchezzuola, però rischiamo di avere un Lukaku un po' mezzo acciaccato per la partita contro la Roma, che è una partita importante, ragazzi, perché mo la Roma ha cambiato allenatore. C'è stato Ranieri che ha fatto una conferenza stampa che io me la sono ascoltata e ha detto cose importanti, quindi attenzione. Detto questo, partiamo subito con il recap dei nazionali e partiamo da Scozia-Croazia, che è finita 1-0. Allora, la partita in generale è stata abbastanza, diciamo, equilibrata, nel senso che nel primo tempo ha quasi del tutto dominato la Croazia, con ogni tanto la Scozia che faceva una ripartenza. Nel finale del primo tempo c'è l'espulsione di un giocatore della Croazia, cioè Sucic, e quindi la Croazia è in 10, e nel secondo tempo c'è praticamente quasi un dominio della Scozia, avvantaggiata proprio dall'inferiorità numerica della Croazia. E nel finale arriva il gol della Scozia con McGinn all'86esimo per la precisione. La Scozia si è schierata con un 4-2-3-1 e all'interno di questa Scozia c'erano Gilmour, che ha giocato mediano di destra, e poi McTominay, che ha giocato invece sotto punta. Secondo SofaScore, Gilmour e McTominay non hanno fatto questa grandissima partita, specialmente McTominay, che addirittura ha preso il voto più basso, un 6.6, mentre Gilmour un 6.9, quindi non hanno proprio fatto una partita entusiasmante. Io qua mi sono segnato delle cose. Entrambi fanno un paio di tiri. McTominay fa un tiro da fuori area al 18esimo che viene parato, poi al 47esimo su un calcio d'angolo al centro dell'area svetta di testa, però la palla va a finire fuori. Al 58esimo Gilmour fa un tiro da fuori che però non c'entra la porta. Al 70esimo fa un tiro da dentro l'area che però non c'entra lo specchio della porta, quindi entrambi comunque hanno avuto un paio di occasioni dove potevano far male, ma le hanno sciupate. Gilmour non fa benissimo nei contrasti perché ne vince solo 2 su 7, McTominay invece ne vince soltanto 1 su 2 nei contrasti a terra, mentre nei duelli aerei ne vince solo 1 su 4. E tra l'altro McTominay ha fatto anche un errore che ha portato potenzialmente a un gol della Croazia, quindi non hanno fatto benissimo, specialmente McTominay, però a conclusione la Scozia vince, quindi si portano a casa 3 punti. Passiamo a Romania-Kosovo, e qui ragazzi c'è pochissimo da dire. Non ho trovato dati, non ho trovato statistiche, banalmente per un motivo: la partita non è finita, è stata abbandonata nei minuti di recupero del secondo tempo, quindi proprio nel finale. Vi ricordo che in Romania-Kosovo c'era Rachmani, che tra l'altro era anche il capitano del Kosovo. E cosa è successo? Praticamente, ragazzi, nel finale di partita si giocava in Romania, sono partiti dallo stadio cori denigratori nei confronti del Kosovo per questioni geopolitiche. Il Kosovo storicamente è sempre stata una regione appartenente alla Serbia, e soltanto nel recente passato
è diventato, diciamo, una nazione a sé stante, però questa nazione, diciamo, non è stata riconosciuta da tutti e non è proprio ben vista nei Balcani. E un esempio è proprio la Romania, e praticamente sono parti di questi cori denigratori di natura geopolitica. Rachmani sente i cori, si incazza, va a parlare con l'arbitro, non succede niente, quindi dice ai suoi compagni di abbandonare il campo. Quindi, a seguito dei cori denigratori, Rachmani dice basta, ce ne andiamo. Sono uscite anche delle sue dichiarazione nel post partita, dice che è la seconda volta che succede in Romania questa cosa e deve finire, chiede soltanto rispetto per una nazione che a tutti gli effetti esiste e che è anche affiliata della UEFA, quindi la partita praticamente viene fermata per questioni geopolitiche. Quindi non c'è nient'altro da dire, l'unica cosa, Rachmani si prende un giallo nel finale per proteste, e questo è un giallo importante perché era diffidato, quindi salta la prossima partita, che era contro la Lituania, di conseguenza tornerà prima a Napoli. Se vogliamo vederla un po' dal punto di vista positivo, comunque Rachmani si è fatto valere come capitano, e dal punto di vista della leadership, comunque qua parliamo della nazionale, quindi c'è uno spirito diverso rispetto a un club, quindi diciamo, si è fatto sentire, si è fatto valere a favore della sua nazione, quindi questo possiamo, diciamo, vederlo sotto un punto di vista positivo. Poi per il resto, ragazzi, non si può dire niente perché io non ho trovato dati sulla partita, ho soltanto letto che il Kosovo per praticamente tutta la partita ha avuto il pallino del gioco in mano. Il risultato dice 0-0 abbandonata, quindi non possiamo sapere altro. Detto questo, passiamo a Uruguay-Colombia, spostiamoci nel Sud America, una partita classica che si gioca in Sud America, finisce 3-2 per l'Uruguay, primo tempo dove principalmente gioca la Colombia e ogni tanto c'è l'Uruguay che cerca di ripartire in contropiede. Al 31esimo arriva il gol del vantaggio della Colombia con Quintero e finisce così il primo tempo. Il secondo tempo succede di tutto, abbiamo praticamente 3 gol, 4 gol, scusate. Al 57esimo l'autogol di Sanchez che quindi vale l'1-1. 3 minuti dopo, gol di Aguirre per l'Uruguay con assist di Matias Oliveira. E poi, ragazzi, nel finale ci sono i due gol decisivi, perché al 96esimo arriva il pareggio della Colombia con Gomez e al 90esimo più un. E poi, ragazzi, all'undicesimo minuto di recupero, arriva il 3-2 con Manuel Ugarte. Quindi proprio una partita classica che vediamo spesso in Sud America, dove non finisce mai. Partita, ovviamente, dal punto di vista dell'intensità della gara classica, capitolo Olivera. Olivera ha giocato difensore centrale di sinistra, si sgancia molto in avanti. Ora non so qual è, diciamo, il gioco di Bielsa, del loco Bielsa, però nell'azione che porta al gol del 2-1 abbiamo praticamente un Olivera. Abbiamo innanzitutto una punizione, perché il gol nasce da una punizione nella metà campo avversaria. Olivera che parte, diciamo, centralmente. Olivera in questa azione praticamente fa la mezzala, gioca molto interno nel campo, fa molte sovrapposizioni interne. Ci sono un paio di 1-2 con dei suoi compagni di nazionale, poi arriva dentro l'area, fa questo passaggio all'indietro per Aguirre, fatemi controllare, sì, che arriva in percussione e va a calciare l'incrocio sulla destra, quindi la palla poi va in rete. Quindi Olivera fa questa mezzala offensiva molto interna, da segnalare poi che all'85esimo ha subito un infortunio. Qua non c'è scritto l'entità, la gravità, però sembrava una cosa da niente perché poi dopo un minuto scarso ha ripreso a giocare, quindi niente di grave. Quindi in Uruguay, Colombia, comunque Olivera fa la sua porca figura e giusto così per completezza di informazione, Sofascore lo considera il terzo migliore in campo della partita. Ha fatto decisamente il suo, e questa è una vittoria fondamentale per l'Uruguay perché adesso si trova seconda nel girone di qualificazione al mondiale, ha soltanto 3 punti dall'Argentina, che tra l'altro ha perso contro il Paraguay, quindi ha accorciato sulla capolista. Torniamo adesso in Europa e passiamo a Svezia-Slovacchia, che finisce 2-1. Qui abbiamo come giocatore del Napoli Lobotka, che un po' a sorpresa è stato chiamato in nazionale. La partita, ragazzi, praticamente la fa solo la Svezia. È un dominio quasi incontrastato della Svezia dal primo fino al 90esimo.
si contano veramente sulle dita di una mano le volte in cui la Slovacchia prova a ripartire in contropiede. La partita si sblocca subito al terzo minuto con Gyökeres. Al 19esimo c'è la prima e vera ripartenza della Slovacchia, la prima vera azione offensiva che si trasforma in un gol con Hanško, questo nome che anche in passato è stato spesso accostato al Napoli. Il gol del pareggio però non cambia l'andazzo della partita, c'è sempre la Svezia che attacca. Nei primi minuti del secondo tempo arriva il gol del 2-1 di Isak. Dopo il 2-1 la Svezia continua ad attaccare alla ricerca del gol del 3-1, sfiora più volte il gol del 3-1, però si trova di fronte anche un Dubravka, che è il portiere della Slovacchia, che ha fatto delle parate importanti, e poi nel finale c'è l'espulsione di Skriniar al 90esimo, quindi la Slovacchia chiude anche in 10. La Slovacchia ha dovuto fare una partita principalmente difensiva e quindi Lobotka si è distinto per appunto la sua partita difensiva. Si conquista due punizioni nella propria metà campo. Dal punto di vista dei contrasti, 5 vinti su 7, un salvataggio, un tiro bloccato, 4 intercettazioni, quindi difensivamente parlando Lobotka ha fatto quello che da cui diciamo ci si aspetta sempre. E secondo Sofascore è stato il terzo migliore in campo della Slovacchia dopo Dubravka, il portiere, e Hanško, che ha fatto il gol. Quindi prestazione sicuramente molto positiva e sotto un certo punto di vista anche molto diciamo che ci tranquillizza noi tifosi del Napoli, perché c'era un po' questa paura, no, di Lobotka, che viene chiamato in nazionale subito dopo l'infortunio. Però gioca 90 minuti, fa anche una bella partita, quindi possiamo dire che Lobotka dal punto di vista fisico è sicuramente diciamo l'infortunio è rientrato ed è ritornato diciamo in forma. Sarà curioso vedere adesso se giocherà anche la prossima o se farà un po' come Lukaku, quindi si gioca solo la prima partita per entrare in condizione e poi torna. Questo lo scopriremo nelle prossime ore. Detto questo, ragazzi, chiudiamo, e chiudiamo col botto, perché parliamo di Georgia-Ucraina, che è finita 1-1. La Georgia nel complesso domina la partita, parte molto forte la Georgia, però è l'Ucraina che sblocca la partita alla prima e vera diciamo azione offensiva con un autogol di Kvirkvelia. Dopo l'autogol c'è un momento diciamo centrale del primo tempo dove la Georgia attacca forte, e il finale del primo tempo si chiude con l'Ucraina che prende il possesso del campo. Nel secondo tempo c'è quasi un assolo della Georgia, che viene praticamente premiata al 76esimo con Mikautadze, e quindi poi la partita finisce col punteggio di 1-1. Quindi nel complesso la Georgia fa una partita molto offensiva e di conseguenza Kvaratskhelia ne giova, e vi vado a leggere quello che ha fatto. È una lista, perché veramente ha fatto un sacco di cose. Al sesto minuto tiro da fuori che viene parato, al 13esimo assist per Shakhvetadze, che però vede il suo tiro respinto, al 26esimo si conquista una punizione nella sua metà campo, quindi fa anche fase difensiva, fa anche lavoro quando c'è da difendere. Al 47esimo assist per Davidashvili, che però non viene sfruttato. Al 48esimo un altro assist per Kitajvili. Al 59esimo un altro assist per Shengelia. Al 62esimo prende una traversa con un tiro da fuori area. Al 68esimo assist per Mikautadze. Al 76esimo fa un tiro col sinistro e non col destro, che però va fuori, e al 90esimo conquista una punizione nella metà campo avversaria, e quindi crea un'altra occasione pericolosa per la Georgia. Al 91esimo un tiro da fuori che viene respinto. In conclusione, in 90 minuti Kvara fa 6 tiri, vince 6 dribbling su 9, prende una traversa, 5 passaggi chiave, una grande occasione creata, vince 9 contrasti su 16 e subisce 3 falli. Sofascore da un voto di 8.4 ed è stato valutato come il migliore in campo in tutta la partita. Quindi Kvara ieri sera proprio ha fatto faville, ha brillato per tutta la partita. Peccato però che questo non è servito, perché la Georgia fa soltanto 1-1, però è a un punto dal primo posto, si sta comportando molto molto bene. Quindi ragazzi, questo è stato, come avete visto c'è chi ha fatto così e così come gli scozzesi, c'è chi ha fatto bene come Oliveira, c'è chi ha fatto benissimo come appunto Kvara. Detto questo, abbiamo altre partite. Oggi c'è di nuovo l'Italia che gioca contro la Francia,
una partita, diciamo che sotto un certo punto di vista è anche un po' inutile, perché tu comunque ti sei già qualificato. Nonostante questo, Spalletti pare che schiera di nuovo la coppia Buongiorno Di Lorenzo e forse gioca anche Raspadori. Quindi vediamo. L'unica notizia negativa di queste ultime 48 ore per il Napoli è questo infortunio di Lukaku, però vediamo come si evolverà. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, mi raccomando iscrivetevi che è totalmente gratis e poi attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Detto questo, ragazzi, io vi auguro ancora una volta una buona domenica, una buona prosecuzione di giornata. Noi ci vediamo alla prossima e sempre e comunque, Forza Napoli. Ciao!